Altro script simpatico si chiama Snowflakes. Snowflakes, lo troviamo qua. Crea questi oggetti, si scarica. Come abbiamo già visto, o si trascina in viewport, o si chiama direttamente da questa locazione. Ha un'interfaccia abbastanza, come dire, estesa. Lo vediamo in finestra prospettica. Lui genera 3x2 offset size, altezza, segmenti, angolo, colore. Poi c'è un'area avanzata anche. E qui il link. Generate. Come potete osservare, lui cosa ha fatto? Ha creato degli oggetti che sono editable pony, che hanno la forma della neve. Adesso perché lui ha fatto 3x2. Quindi 3x2. Se io gli dico, ad esempio, me ne fai 5x4, generate, lui continua a farle, vedete, noise, ci sono delle routine, parte da un plane. E una volta che ha finito di farli, questi elementi, ci troveremo chiaramente un numero più importante. 4 di 25, di 26, di 20, ne sta facendo tanti, perché giustamente 5x4 sta facendo questo numero. La cosa interessante è che quando lui finirà di generare questi elementi avranno tutti una forma diversa, quindi questo, 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 questo. Vedete che non sono uguali, sono completamente differenti. Mettiamo 1, 2, offset ad esempio 5, generate, 1 di 2, quindi non c'è più un offset di 1, quindi è che sono più spostati. Perché se gli dico ad esempio offset 15, vedremo che sono ancora più distanziati. Eccoli qua. Ovviamente se lo volete resettare, molto velocemente fate così e ritornate sulle dimensioni, impostazioni classiche. Lui ha una dimensione size di 10, però la dimensione può essere random. Idem per quanto l'altezza. L'altezza 0.5 può essere random, i segmenti li possiamo aumentare, come possiamo inserire un angolo e lì anche qua random o un colore casuale random. Facciamo 3x3, generate. Avremo in questo caso dimensioni casuali, altezze casuali, angoli casuali, colori casuali, 3x3 saranno 9 e fiocchi di neve che lui sta creando. Ecco i nostri fiocchi di neve che hanno delle rotazioni casuali, quindi non sono tutti ruotati allo stesso modo di 15 gradi, hanno dei colori casuali, hanno delle altezze che sono diverse, perché questo ad esempio è più piatto, questo è più alto. Quindi possiamo inserire delle variabili su questa tipologia di oggetto. Qui c'è noise, taper ed un sem per quanto riguarda la shapes. Se disattivo noise non avremo rumore, qui anche qua non avremo più nessun rumore, quindi non avremo ad esempio i taper. Iterazione e ottimizzazione, se vogliamo aumentare o diminuire le iterazioni, weld è una soglia di saldatura. Disattivo questi elementi, facciamo 2x2, qui non abbiamo nessun noise, nessun taper attivo, lui ce ne farà 4,
Il seme sarà diverso, però non abbiamo nessun disturbo sulla mesh, quindi è una mesh, come dire, un po' più pulita. Siete voi che decidete come impostare il vostro oggetto. Vedete che in questo caso sono tutti ruotati di 15 gradi. Vi invito a sperimentarlo perché è interessante e a fare diverse tipologie di fiocchi, magari lasciandolo sempre sul colore blu. Qui vediamo, abbiamo un range di noise che va da 0.5 a 1, noise F da 0.05 a 0.5. Il taper, che è lo schiacciamento verso l'alto, verso il basso. Ecco qua quello che abbiamo creato. Vedete, qui c'è un taper diverso. Vi ho salvato il file come 33 Snowflakes.